Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Dani dalla vostra Empire Family. Vi do il benvenuto in questo nuovo video di Dragon Ball Legends. Siamo tornati con il secondo episodio di Lo Ridraftiamo, l'unico format in cui è la ruota della fortuna a decidere i personaggi che verranno giocati all'interno del PvP. Ho fatto qualche miglioria al format, è stato aggiunto qualche banner all'interno della ruota della fortuna, ho leggermente aumentato il numero di multi che possono comparire fuori in determinati casi, ho fatto un po' di customizzazione e tante altre cosine. Non vedo l'ora di rivedere quello che ho fatto, ma prima di cominciare chiedo ai ragazzi ancora non iscritti alla Empire Family di ricordarsi di premere sul pulsantino iscriviti che trovano in basso allo schermo del proprio cellulare. Vi ricordo che le iscrizioni sono completamente gratuite e che ci fanno avvicinare giorno dopo giorno alla vetta, al nostro obiettivo finale, ovvero il raggiungimento dei 100.000 iscritti. Ragazzi, come sempre conto su di voi e noi direi che possiamo portarci direttamente all'interno della schermata migliore che sia presente all'interno di questo canale. Perché sì, signori, adesso avremo davanti a noi non solo la ruota della sfortuna, ma la ruota della sfortuna brandizzata Empire. Siete pronti? E allora andiamo! Ed eccoci qui ragazzi, davanti a noi la ruota della fortuna completamente brandizzata Empire. Nell'ultimo periodo sui gruppi Telegram della Empire Family stanno girando una quantità assurda di immagini del logo del canale. Mi sto divertendo a fare letteralmente le più fatte memate, sapete che Dani apprezza, quindi continuate pure, io mi diverto un sacco. Vi ricordo che abbiamo anche un subreddit, cercate Empire e lì potete anche scrivere memini e quello che vi pare. Bene, direi che possiamo cominciare. Come vedete sono state aggiunte delle lucine colorate, la ruota ora è a tema Empire, abbiamo l'aggiunta di qualche banner nuovo appena uscito, abbiamo sia Bojack che ovviamente il nuovissimo Frieza Full Power, magari ci scappa una multi lì sopra. Io, il mio sogno è quello di fare fare una multi su un nuovo banner e trovare la LF del banner, cioè potrei letteralmente impazzire, sarebbe il video più bello del canale. Ma bando alle ciance, direi che possiamo cominciare. Come sempre abbiamo tre spinnate che ci potranno fare, come vedete all'interno delle ricompense, anche più di una multi summon, dipende molto da quello che viene fuori, quindi ho un po' aggiustato le regole perché mi sono accorto che tre multi erano un attimo limitanti per quanto riguardava il format. Mettiamo caso che fosse uscito Master Pack 1 e 2 e 3, sì, uscivano dei personaggi, però erano molto molto limitati per quanto riguarda la composizione del team, e il problema poteva essere che sarebbero usciti troppi Frieza Force o troppi Cybermen e dopo 5 episodi la varietà del format si sarebbe esaurita, quindi ho cercato di aumentarla leggermente aumentando il numero di multi. Vi ricordo che le spinnate della ruota sono pari a 3 e che mi avete scelto un fantastico personaggio bonus con tanto di nickname e una meravigliosa penitenza. Vi ricordo di lasciarle qui sotto nei commenti, perché per l'episodio successivo andrò a scegliere in base al numero di like qual è il commento più originale e che è piaciuto di più alla community. Iniziamo, prima spinnata signori. La nostra prima multi summon verrà fatta su quale banner? Porca vacca, c'era Gohan. Allora, 5 multi summon sul banner Thanks for 3 years. Va bene, ho un sacco di ticket lì. Peccato, volevo puntare su Gohan. Va bene, abbiamo quindi 5 multi summon sul Thanks for 3 years. Va bene. Ragazzi, il banner non è malissimo. Preferivo farvi una bella multicina su Gohan. Però vabbè, per quello ci sono i live ed eventualmente qualche video pull. Io direi che possiamo continuare. Andiamo con la seconda spinnata e vediamo che cosa viene fuori. Abbiamo già un buon numero di multi su quel bannerozzo. Vediamo un attimo cosa viene fuori. Non lo Sparking Weekend. Ok, ragazzi, The Emperor of... Ma porca vacca, volevo fare la multi sul banner di Frieza. Vabbè, abbiamo 5 single summon sul Master Pack 1, 30%. Purtroppo, ragazzi, The Emperor of Evil non è uscito. E vabbè, ce lo facciamo andare bene. Quindi per adesso abbiamo 5 multi sul Thanks for 3 years e 5 single summon sul Master Pack 1. Va bene, nessun problema. Andiamo con l'ultima spinnata. Dai, ruota della fortuna and fire. Fammi uscire qualcosa di utile, per favore. Non il... Non... Sì. Di nuovo Thanks for 3 years. Va bene, effettivamente 2, quindi abbiamo 7 multi summon sul Thanks for 3 years complessivamente e abbiamo le daily sul Master Pack. Va bene. Beh signori, è tempo di fare qualche pullatina, ci portiamo direttamente all'interno di Dragon Ball Legends, sezione summon. Vediamo un attimo quali saranno i personaggi protagonisti del video di oggi. Siete pronti? E allora, let's go!
Ed eccoci qui ragazzi, schermata delle summon di Dragon Ball Legends. Andiamo direttamente a scegliere i banner che saranno incriminati. Non verranno fuori secondo me dei personaggi troppo sbroccati, ma neanche troppo scarsi. Nel caso in cui ci uscisse fuori un Cell, sarei già contento, anche Goku Red. Il problema di questi personaggi è che non combano troppo assieme. Ci sono dei buoni PG all'interno di questo banner. Vabbè, vediamo che cosa ti dice la fortuna. Abbiamo 7 multi summon all'interno di questo banner e qualche daily su Master Pack che ci andremo a fare. 30% sparking. Va bene, direi che possiamo cominciare. Andiamo con la prima multi summon e vediamo quello che ci viene fuori. Intanto vi vado a leggere il nickname e il personaggio bonus e la penitenza che avete scelto nel precedente video. Con 111 like, ragazzi, vince la scelta della penitenza la nostra Caramel, che ha scelto un balletto su YouTube o su Twitch. Io non capisco perché voi abbiate questo strano fetish che vi porta a volermi vedere ballare. Ragazzi, a me non piace ballare, io non so ballare. Tanto prima multi summon direi che possiamo buttarla letteralmente nel cesso. Grazie Toshi, questi kicker sono meravigliosi. Fortunatamente ne abbiamo 7, abbiamo altre 6. Per quanto riguarda invece il personaggio bonus, ce l'ho verde a 0 pod, ma stiamo scherzando? Ma davvero? Vabbè, Vegito Yell, 2 stelle va bene. Vegito Yell, sarà difficile costruire un fusion. Dicevo, per quanto riguarda il personaggio bonus, lo ha scelto Marco San Gregorio. Il personaggio scelto bonus è Vegito Red, quindi direi che conviviamo bene con Vegito Yell. E il suo nickname sarà Ipo Mosho. Dovrò chiamare Vegito Red con il nome di Ipo Mosho per tutta la durata del video. Pena la penitenza. Quindi va bene, cercheremo di ricordarci questa cosa. Intanto noi andiamo con l'ennesima multi schifosa e abbiamo trovato Shizami, che inseriremo probabilmente assieme a Vegito e vabbè, e a Vegito Red. Diventa uno, lo riscopriamo di Vegito Yell. Quarta multi summon, anche qua possiamo skippare, c'è un extreme, vediamo un attimo. Toshi, sei veramente meraviglioso con questo banner. Whis, forse possiamo giocarlo, non lo so, va bene. Abbiamo le nostre ultime 3 multi summon, poi c'è qualche daily da sparare. Vediamo un attimo cosa si dice la fortuna. Che animazione del cavolo, ragazzi. Ma perché devo essere sfortunato pure nei ticket? Cos'è sta... Roshi... Fan... Attualmente mi pare che la migliore lineup sia Vegito Red come personaggio bonus, Vegito Yell e Whis, oppure Shizami, non lo so, sceglieremo dei due. Abbiamo le ultime 2 multi summon, vediamo un attimo che cosa riusciamo a tirare fuori da questa... Vabbè, una pod. Mamma mia. Mamma mia, signori. Cosa ce la guardiamo per... Ok, la sparking c'è, va bene, allora possiamo togliere Whis e Shizami. Vediamo chi sarà la nostra terza sparking del video. Torto una ceppa, ragazzi. Sparking! Beh, è un fusion, viene buffato da Vegito, quindi... Perché no, ragazzi? Giocheremo un red yellow, probabilmente. Altro? Ovviamente no, figuriamoci. Krillin, d'accordo. Final form, Frost... Vabbè... Possiamo skippare tutto. Va bene, abbiamo bel personaggio interessante e vediamo nell'ultimo multisamo che cosa ci capita. Vediamo un attimo quale sarà la fortuna o la sfortuna. Cello verde, 5 pop. Va bene, ci godiamo anche questa, ragazzi. Vediamo un attimo cosa ci dice l'ultima animazione. Purtroppo pareggiamo. 5 full blu. Ragazzi, mamma mia ragazzi, ecco, avete capito per quale motivo ho aumentato il numero di multi, perché comunque si potrebbe uscire fuori con già un team che non c'entra niente con i personaggi uni con gli altri, però bisogna riuscire anche a montarlo il team, e il team di Extreme
sempre di Extreme diventava anche noioso. Ogni tanto qualche sparking volevo portarvela, sempre se Toshi decide di farmi fare qualcosa di utile. Andiamo all'interno della sezione del Master Pack 1. Abbiamo 5 single summon nel 30% sparking. Qui potrebbe uscire un bel C18 Zenkai. Vediamo un attimo se siamo fortunati. Potrebbero uscire anche altri personaggi. Ne abbiamo 5, ragazzi. Andiamo a vedere un attimo che cosa ci dirà la fortuna. Prima single summon. Questo è un extreme gigante. Fantastico, di nuovo freeze. Vedete, diventava proprio sempre uguale la cosa. Poi alla fine le extreme che girano nei banner sono un po' quelle. Quindi, a parte se puliamo su banner nuovi. Qui abbiamo forse... No, figuriamoci. Ecco, vedete, sempre, vengono fuori sempre le stesse. Qui Nappa e Frieza li abbiamo già visti, per fortuna. Siamo due, mancano altre tre. Vediamo un attimo che succede. Ok, c'è un featured, fantastico. Vediamo un attimo che cosa ci capita. La sparking che potremo affiancare al nostro Vegito Red, Vegito Yell. E 13. Vediamo se viene fuori qualcosa di meglio. Bel Gotenks Extreme, ragazzi. No, non è feeder per una ceppa. La nuvoletta non vuol dire una ceppa su questi banner, effettivamente. Cosa diavolo sto dicendo? Ragazzi, cioè... Che due scatole, ma... Datemi una sparking, 30%, matematica. La matematica è un'opinione? Questa non vuol dire una ceppa. Non mi fregherei più, Toshi. Sì, Dodoria, vabbè. Ultima single summon, ragazzi. E poi andiamo a draftare il nostro team. Vediamo cosa verrà fuori. Va bene, 30%. Oh, sparking! Vegeta, Super Vegeta. Super Vegeta potenzia i Super Saiyan. Potrei metterlo se mi ha Vegito Yell, però... Sì, potrei metterlo, però non so quanto possa essere utilizzato sto coso. Mi sa che andiamo con... Però effettivamente è un personaggio giallo. Va bene, ragazzi, vado a draftare il mio team. Noi ci troviamo tra qualche secondo nella schermata PvP. Fortunatamente la stagione è appena iniziata e quindi mi posso divertire un pochino con i personaggi che abbiamo trovato all'interno di questi multisamon. A tra poco! Ok, signore, ho terminato di produrre il team. Da questo momento in poi Vegito Red sarà chiamato Pippo Moscio. Non potrò chiamarlo in nessun altro modo, pena la penitenza che avete scelto nel video precedente, ovvero un balletto. E dato che Dani non ci tiene a fare balletti, questo personaggio da ora in poi sarà chiamato Pippo Moscio. Quindi andiamo ad illustrare un attimo la nostra draftata. Come sempre, non considerate gli equipaggiamenti che ho messo sui vari personaggi. Abbiamo delle scelte un pochino fatte alla carlona, quindi Gogeta, Gogeta Yell e Gogeta Verde. Non cagateli proprio come quelli scelti a caso per far paura agli avversari, nella speranza che vedendo delle Z o delle S pensino almeno che io porterò quei tre personaggi di sotto. Noi ovviamente porteremo solamente 13, Vegito Yell e Pippo Moscio, quindi tranquilli perché i primi tre personaggi saranno quelli effettivamente utilizzati. Direi che possiamo cominciare, andiamo in PvP, fortunatamente siamo ad inizio season, quindi ci sarà tanto tanto da divertirsi. Vi ricordo come sempre le regole, devo riuscire a vincere almeno una partita appena la precedente penitenza, e vi ricordo di lasciare qui sotto la penitenza successiva ed eventualmente il prossimo personaggio bonus con il relativo nickname. Siete pronti? E allora andiamo! Bene, fantastico, iniziamo nella migliore dei modi. Goku Zenkai 7, Gohan e Chikku. Che cavolo, vabbè, Pippo Moscio mi salverà da questi Zenkai. Ce la faremo, ragazzi, ce la faremo. E per fortuna che ho tre vite. Ma era ovvio che mi portava i tre Zenkai 7. Va bene, d'accordo. Mettiamo il nostro Vegito Yell. Perfetto, partiamo con la Blast. Il Gohan viene a tankare. Io mi tirerei già alla Green, che mi ricordo che questo Vegito Yell deve tapparsi, se non sbaglio. Mettiamo Pippo Moscio, che deve tankarsi i colpi di Gohan. Viene un bel... lo riscopriamo di questo personaggio. Forse questa non è stata un'ottima idea. Proprio no. Proprio no, ragazzi. Va bene. Cioè, insomma, va bene, una ceppa. Qui Goku si trasforma sicuro. Proviamo a rallentare un attimo. Come non detto, ragazzi. Pippo Moscio, salvami tu. Va bene. Fortuna che siamo inizio season. Va bene, andiamo con il nostro Vegito. Ma quanta cattiveria! Ma sto giocando! Siete
malvagissimi, ragazzi. Siete veramente malvagi. E nulla, mi sa tanto che già la prima vita la andiamo a buttare. Oh, un attimo! No, non arrendiamoci. No, vabbè, ma rega, ma che malvagità. Ma che malvagità. Che malvagità, ragazzi. A me non me ne frega niente. Adesso, grazie al potere di Vegito Yell e di Pippo Mosso, noi ci portiamo a casa la vittoria. Cioè, no, non so se avete capito. Va bene, andiamo. Rushiamo qui Gohan in cover, ovviamente. 4 blast card. 4 blast card, ragazzi. Abbiamo un alleato KO. Va bene, vai con Pippo Mosso attack. Io invece non lo ucciderò mai. Cover change di Gohan. 2.100.000. Pippo Mosso, se entra in partita e mi fa un bel vanish e un bel lock, magari. No, no, proprio questa partita non sa da vincere. Ma con quale voglia? Con quale voglia? Quando... No, 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 ti prego! Va bene, va bene, non è un problema. Pippo Mosso contro tutti, ragazzi. Allora, Pippo Mosso, fammi un KO su uno Zenkai 7, così possiamo dire... No, non possiamo dire una ceppa. The real fun is starting now. Guardate che sono anche Zenkai buffato e reggo i colpi di Goku Zenkai 7. Altro che Pippo Mosso, ragazzi. Qui abbiamo Pippo di marmo. Va bene. Ok. Vabbè, proviamo con il predict di blu. Ma sì, grandissimo. Il Pippo predict. Sa tanto, ragazzi, che... Ma mi fai pure leggendary finish, non ti vergogni? Serve? Facciamogli fare un KO, ragazzi, che impazzisco. Pippo Mosso versus... versus Chitku. Ce la farò a fare la kill? Lo scopriremo. Vai, Yosha, Pippo Mosso power. 1, 2, 3. Ok. Riesco davvero a fare un KO? Mi sento già soddisfatto, ragazzi. Figuriamoci, gli rimangono 100k. Meraviglia. Beh, caro, io mi metto nei tuoi panni. Secondo me non c'era bisogno, ma accetto la sconfitta. Beh, signori, la cosa divertente è che il nostro avversario aveva un Pippo come nickname. Qual era la probabilità che succedesse una cosa del genere? Zero, ve lo dico io. Andiamo al prossimo match, abbiamo ancora 2 vite. Ci hanno asfaltato, ma non avevo dubbi su questo primo match. Match numero 2, siamo contro Ultra Q, Chitku, Goku. Vedo comunque dei personaggi abbastanza gestibili. C'è giusto Chitku che dobbiamo lasciare. Va bene, ci proviamo, ragazzi, ci proviamo. Ultra Q Power, guardatelo come si pompa. Turbantiamo. Ah, però abbiamo un bel po' di avversari tosti qua, Ultra Jeta e Ultra Q insieme più Goku Blu. Va bene, non sono nessuno per giudicare. Allora, fortunatamente il nostro Pippo Mosso riesce a tankarsi per bene le combo grazie allo Zenkai Buff, quindi lo reggiamo, ragazzi, lo reggiamo. Va bene, Blast. Ok. Bene, cancelliamo le Abnormal Condition, non mi ricordavo di questa abilità. Ok, direi che siamo in combo in questo momento. Perfetto. Ah, viene fuori anche una bella combo oltretutto con Pippo Mosso e Vegito Yell. Se riusciamo ad esempio a... Allora, intanto questa la tirerei... Ah, cacchio, no, c'è quello blu dietro. Vabbè, ragazzi, pace. C'è quello blu, mi ero dimenticato di questo mini dettaglio. Ah, ma a questo punto direi di andare con la main qua. E poi tiriamo la blu a long range. Proviamo a tirare giù Goku. Se riusciamo a lockare Goku con Pippo Mosso e lasciarlo, questo è veramente tanky. Ok, questo era esattamente quello che volevo fare. Bisogna il vanish. Mamma mia quanto è lento. Ottimo, abbiamo fatto il pelo. Peccato. Fortunatamente questo Goku non fa troppo danno. Si è droppato. Perfetto. Andiamo con la trasformazione. Dirty Fireworks, così? Ma io andrei di tackle se fossi in te. No? No. Va bene. Mi ha preso. Mi ha preso, ragazzi.
Mi sa che ci fa bua. Mal che vada mettiamo il Pippo a tankare, eh? Mettiamo il Pippo a tankare. No, mettiamo subito il 13 a tankare, perché il 13 con il suo Breaking Ball, ragazzi, è diventato il team dei Pippi questo. Sarà 13 che colpisce sul Pippo gli avversari. Pippo Moscio che locca gli avversari, compagnie varie, abbiamo creato il team del Pippo e anche il Rising ha sparato. Quella che poteva essere la nostra vittoria. Che due scatole. Va bene, questa ragazzi diventa difficile a questo punto. Diventa molto difficile. Mettiamo il Pippo. Vai, Pippo Moscio, tanca tutto. Perfetto. Riusciamo a far partire combo con lui? Figuriamoci. Va bene, salutiamo Pippo Moscio. Ciao bello, è stato un piacere. Ma perché non lo ridraftiamo? Mi devono doggiare i Rising. Cavolo, mi serviva quella kill. Mi serviva quella kill. Mi serviva. Adesso come cazzo faccio? Va bene. Addio Pippo Moscio. È stato un piacere averti con me questa partita. Siamo rimasti con 13. Va bene. Non siamo più rimasti con 13. Siamo rimasti solo con Vegito Yell. Va bene. Vai con la strike. Va bene, mi sa tanto che il secondo match è andato. Beh, signori, ci abbiamo provato. Purtroppo questo dojo di RR mi ha un po' scombussolato i piani. Ma non preoccupatevi perché abbiamo l'ultima vita. E proviamo con l'ultima vita. Abbiamo anche un team migliore di quello dell'altra volta. Com'è possibile? Com'è possibile che con un team migliore di quello dell'altra volta abbiamo perso... Vabbè, anche l'altra volta alla fine ci siamo salvati in corner. Che succeda la stessa cosa anche ora? Boh. Lo spero, magari becchiamo uno con gli equipaggiamenti B. Vabbè, speriamo. Andiamo all'ultimo match, ragazzi, let's go. Allora, ragazzi, il nostro ultimo avversario sarebbe questo. Però è un bot, perché lo riconoscete dal doppio zero dopo l'ability bonus. Quindi questa, ragazzi, la saltiamo e andiamo alla successiva. Signori, la nostra ultima battaglia. Beerus Zenkai 7 Vados. E l'altro non me lo ricordo perché sono troppo concentrato. Ok, Vegito Purple. Pippo Moscio, è tutto nelle tue mani. Non sei troppo moscio in realtà, dai. Sei riuscito a tankare qualcosa durante queste partite. Ci sarebbe un tuo, lo riscopriamo. Vediamo, se ti comporti bene l'ultimo match lo facciamo. Ottimo. Ottimo. Andiamo così, attenzione alla Vados che potrebbe scartare tutto. Noi andiamo con questa. Ok, come non ho detto, mi ha appunto scartato tutta la mano. O quello che rimaneva della mia mano. Mamma mia, ho fatto male a scegliere lui come personaggio. Pippo Moscio, salvami tu, grazie. Non dovrebbe avere Rising. Proviamo a mettere il Vegito Yell. Me la sto rischiando, ragazzi. Perché se mi rascia, perdo il match. Ok. Mamma mia, che rischio, ragazzi. Qua davvero me la sono rischiata un botto. Perché se perdevo Vegito Yell potevo dire addio al match. È letteralmente l'unico che riesce a fare qualcosa. Risky charge. Ok, non serviva, ottimo. Perfect, no. Ok. Pippo Moscio, tocca a te. Locca. Pippo Moscio. Pippo Moscio mi ha salvato. Ragazzi. Signori. Possiamo fare... Tre carte, abbiamo ancora 10 timer count di... Ragazzi, Pippo Moscio mi ha salvato. Se riusciamo a tirare giù Beerus con questo RR, mi tiro prima le carte perché non voglio assolutamente che nel caso di Dodge non sia un HP. Dovrebbe arrivare più o meno un HP, dai, più o meno. Dai, vai. Sì. Ok, non l'ho adoggiato. Signori, lo Zenkai 7 è stato ucciso. Il Pippo Moscio ha alloccato. Noi siamo entrati e abbiamo killato. Possiamo farcela. In corner. 2 contro 3, signori. Ti ho visto. Andiamo subito con la blue card. Va bene. Big damage. Bene. Qui mi toglie il chi, non è un problema. Attenzione perché è ancora il Rising. Dobbiamo sacrificare o Pippo Moscio o 13. Oh, porca vacca. Mettiamo 13. Reggimi una combo, per favore. Fatti rushare che non me ne frega una ceppa di te. Grandissimo. Bomberone. Dead ribomba. Ok. No, porca vacca. No. Pippo Moscio, mi sa che devi pensarci tu. La regge? 2 milioni e 100, 2 milioni e 100. Sì, dai che la reggiamo.
Concentrazione, signori. Concentrazione. Non c'è più virus. Possiamo farcela. Ok, è partito dritto per dritto come un treno. Ciao Pio Mosho. Adesso entra il nostro Vegito Yell. Testagliuzza un attimo questo. L'ho shottato? Che cazzi. Ok, pugnetti per noi. Attenzione ragazzi, perché l'avversario è ancora in Rising. Oh, porca vacca. Ok, calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Attenzione al Rising, ragazzi. Attenzione al Rising. Se devo perdere qualcuno, perdo Pippo Mosho. Oddio, l'ho dodgiato. Grande Pippo. Grande Pippo. Oh mio Dio. Ragazzi, ce l'abbiamo. Siamo lì. Ragazzi, siamo lì. Pippo Mosho, KO. Ce la fai? Rischi charge del Pippo? Niente. Ah. No. Reggi, per favore. Tanca tutto, Pippo Mosho, per favore. 2000. Mi ha capoizzato. Va bene, tranquilli. Presa! Presa, sì, cavolo! Ok. Salutiamo il Viola. Ok, siamo contro Vados. Uno contro uno. Vados verso Svegito. Vados verso Svegito. Parte la combo. No, non parte. Parte la sua combo. Ti prego, Vegito, reggi. Non ti far killare da Vados. Non voglio ballare. Non voglio ballare. Non voglio ballare. Non voglio ballare. Per favore, non voglio ballare. Per favore, fa sì che non abbia una blu in mano. Fa sì che non abbia una blu in mano. Fa sì che non abbia una blu in mano. Fa sì che non ce l'ha. Non ce l'ha. Non ha più chi. Abbiamo la blast. La vittoria è nostra, signori. Abbiamo la vittoria. Sì. 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 Pippo Mosho mi ha salvato con quel lock su Beerus. Grazie Pippo Mosho. Andiamo alla scrematta finale, signori. Abbiamo vinto. Ragazzi, ci siamo riusciti. È stata davvero, davvero dura. In corner, sull'ultimo match, l'uno contro uno, Pippo Mosho ci ha salvati. E signori, grazie a voi avremo la possibilità di scegliere all'interno del prossimo episodio un nuovo personaggio che andrà a rendere il mio team, speriamo, più utilizzabile di quello che ha fatto Pippo Mosho. Oltre al personaggio vi ricordo di scegliere il suo nickname e oltre a questo vi ricordo come sempre di scegliere una bella penitenza che dovrò fare nel caso in cui non riesca a portare a termine almeno una vittoria nei match. Detto questo, Dani vi saluta, vi appuntamento ad un prossimo video. Mi raccomando, droppate un bel like, condividete con i vostri amici e ricordate sempre che anche un Pippo Mosho può fare grandi cose.